Allora, raga, partiamo dal presupposto che io non vedo niente perché mi si è ficcato qualcosa nell'occhio e non riesco a toglierlo. Ali, benvenuti sul canale. Oggi facciamo un super try on haul. Ho fatto un sacco di shopping perché la vita è già abbastanza triste, dato che sono in quarantena. E in più avevo preso anche un paio di cosine prima di essere costretta a casa. Quindi questo haul sarà bello ricco. Come vedete, c'è sia shopping low, medium, super high cost. Sono andata anche da Prada, subito prima appunto di questa bella notizia che ha aperto il 2022. C'è anche un gatto qui dietro, se sentite e vedete cose strane sono Ivy e Goku che sono qui vicino a me in questo momento. Comunque sì, sarà un haul bello bello ricco, non vedo l'ora di far vedere tutte queste cosine. Ci sono accessori, scarpe, borse, vestiti, di tutto. Mi sono data proprio la pazza gioia e vedrete tutto anche indossato. Prima di iniziare però innanzitutto mi raccomando iscrivetevi al canale. Oggi un po' Regina Giorgio con questa tuta bellissima che tra l'altro vi avrò già fatto vedere proprio oggi su Instagram. Vi lascio il mio Instagram e il mio TikTok come sempre giù nell'info box. E volevo approfittare del fatto che stiamo parlando di vestiti e accessori per dirvi che ho un nuovo codice sconto attivo sul sito di Purlay. Avete il 20% di sconto su tutto con il codice che vi lascio scritto qui, che è Deborah Cuore, proprio in occasione di San Valentino. Madonna, quanto mi sono cresciuti i capelli, sono felicissima di ciò. Io sapete che amo Purlay alla follia e questa è una delle mie collezioni preferite di sempre. Ve l'ho fatta vedere anche approfonditamente su Instagram nelle stories, ma nel caso in cui non abbiate Instagram o è la prima volta che vedete un mio video, vi faccio vedere alcuni pezzi della collezione che ho indosso in questo momento, la collezione di San Valentino, quindi fresca fresca. Qui abbiamo gli orecchini a forma di cuoricino, sono bellissimi, super delicati, hanno tutti i brillantini sul laterale e visti frontalmente, insomma, fanno proprio la forma di cuoricino. Questo qui, cerchietto piccolino pendente con il cuore, è sempre di Purlay, però non è della collezione di quest'anno. Forse lo trovate ancora, però. Anche questo anello non è della collezione di San Valentino, è sempre Purlay, quindi ve lo faccio vedere. È bellissimo, non lo tolgo praticamente mai da quando ce l'ho. Della collezione di San Valentino abbiamo con la scritta Amore questo anellino bellissimo, anche lui super delicato. C'è scritto Amore in corsivo e ho deciso di metterlo proprio sopra la fedina che ho con il mio fidanzato. Collana con scritto amore, collana con scritto love. Con scritto amore c'è anche il braccialetto. Io indosso praticamente solo l'argento, però se siete team oro o rose gold, sul sito di Purlay trovate tutto quanto anche in queste colorazioni. Quindi vi lascio il link giù nell'info box per il sito. E se volete fare regali o autoregali San Valentino, mi sembra un buon deal questo del 20%. Iniziamo con diciamo l'unboxing, perché effettivamente non ho tolto nemmeno nulla dalle scatole. Vediamo queste cose dal vivo insieme per la prima volta, a parte quelle che ho comprato in negozio, ovviamente. Io direi di partire da questa scatola qui, che è di Zara, quella più piccolina, perché qui sotto ne ho anche un'altra di Zara che è più grande, dove in questo momento c'è sopra la mia gattina, quindi non so nemmeno come la tireremo fuori da lì. Vabbè, apriamo questa prima scatola. Ok, ci siamo. Questa qui è la scatola. Wow, forse ho esagerato con la taglia. Ok, partiamo male perché questo primo capo è bellissimo, ma ho paura per la taglia, perché ho preso un XL per il seno, ma ho paura che potrebbe starmi un po' troppo grande di spalle. Comunque, questo è un toppino corsetto in piede pull verde. Raga, volevo qualcosa di particolare, ho visto questo sulla modella, era veramente veramente bellissimo. Ho detto, ma sì, dai, magari, dato che c'è la taglia XL, le mie boobs possono entrare qui. Speriamo, raga, è veramente molto molto carino. Vedete la trama? Non è molto videocamera friendly il piede pull, soprattutto quando è così piccolino. E ho pensato di metterla con dei jeans a vita molto alta, anche se poi per quanto riguarda i jeans apriremo un discorso più avanti. Jeans e pantaloni in generale ne ho ordinati una cifra. A me con le big boobs ho fatto una scoperta meravigliosa, veramente veramente meravigliosa. Questo top è bellissimo, veramente veramente bellissimo. Sta da Dio, non ha reggiseno adatto in questo momento. Credo che l'ideale con una roba del genere sarebbe uno di quei reggiseni a fascia o, non lo so, delle coppette adesive, comunque non questo che ho in questo momento. Però per farvi vedere è veramente veramente bellissimo. Mi piace la trama, mi piace il colore, pazzesco, 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 pazzesco. Come immaginavo mi va leggermente largo di spalle, cioè non fitta proprio alla perfezione, però secondo me col fatto che
le spalline sono imbottite, riesce a occupare un pochettino di quel volume che non ho io naturalmente. Mi piace tantissimo. Ho preso una gonna pantaloncino, eccola qui. Pagata 25,95. È molto carina, vedete, vista da davanti sembra letteralmente una gonnellina. Girata dietro si scopre che è un pantaloncino. Sarebbero stati perfetti da portare nel viaggio che ho dovuto annullare, ma comunque sono sicura che li sfrutterò tantissimo anche quando potrò uscire di nuovo. Pantaloncini gonna, carini. Sembra una gonna. Non lo capisco dallo schermino, non mi sono ancora guardata allo specchio. Sembrano carini, anche la taglia è abbastanza ok. Sicuramente li metterei con una robina un po' più lunghetta, però sembra ci stiano. Ultima cosa che c'era in questa scatola, a parte il mio gatto che si è appena messo sotto il divano, sono un paio di pantaloni che io ho già tipo in tutti i colori e che finalmente sono usciti anche rosa! E sto parlando dei jeans, questi qui baggy a palloncino di Zara. Questo modello me lo vedete sempre addosso, ce l'ho grigio, blu scuro e anche color jeans normale. Sono bellissimi, sono proprio quei pantaloni da devo andare a pranzo fuori, non voglio assolutamente preoccuparmi dei vestiti, devo scendere giù, voglio star comoda. Ma il fatto che questi siano rosa mi aiuterà sicuramente anche a creare degli outfit super super fighi. Vi dirò, secondo me stanno bene anche con questo top, questo rosa, eh. Vedremo, vedremo, vedremo. Comunque io di questi prendo la taglia 42, mi sta leggermente larga, però ho paura che si prendesse un po' l'effetto baggy prendendo la taglia prima, quindi ho preferito prendere la stessa di tutti gli altri che ho. Mi piace troppo questo rosa, poi col fatto che sono già vestita di rosa in questo momento, I'm excited. E dalla serie Winx Club, con il toppino di prima, sembro letteralmente Flora. Adorissimo, questi qui sono i pantaloni. Tra l'altro adesso che sono nuovi stanno anche bene di taglia, sono proprio perfetti di taglia. Si allargheranno un pochino, avendone già altri tre di questo stesso modello, so che succederà purtroppo lavandoli. Però, cioè, per il momento il fit è veramente perfetto. Ora salgo anche sul divano, super professional. Così faccio vedere anche il sotto com'è. Non sono proprio il modello più flattering dietro questi pantaloni. C'è anche da dire che col fatto che io non mi alleno più ho perso tutto il sedere. Cioè io sono dotata davanti, dietro non ho avuto diritto. Ecco i pantaloni, dovreste vederli per bene. Non so come vi farò vedere le scarpe effettivamente. Comunque, ecco i pantaloni. Passiamo alla seconda busta, sempre Zara. Questa mi è arrivata già aperta. Fantastico! Spero che il corriere non abbia fatto un po' di shopping gratis. Non mi ricordo assolutamente che cosa ho preso, perché poi i pacchi non mi arrivano qui a casa. Me li deve portare sempre mio papà, adesso che non posso uscire, e non me li porta subito, cioè me li porta dopo qualche giorno. Ah, ok! Mazza, pensavo di aver preso molte più cose. In realtà l'ultima cosa che ho preso da Zara è questo paio di jeans, che già mi sembrano... stretti, woohoo! Sono il modello mid-rise cropped e mi sembrano pure corti. Ma la mia gamba non è così corta, raga. A parte che già l'ho riempiti di peli di gatto. Le cose nere con due gatti grigi a pelo lungo non sono proprio l'ideale. Comunque vi spiego. Per la mia body shape, teoricamente i pantaloni che vanno meglio non sono questi qui a vita alta, ma quelli a vita proprio media, non né vita bassa né vita alta, proprio vita media, quelli che arrivano all'ombelico, per capirci. E quindi ho detto, ma sì, dai, prendiamo un po' di pantaloni a vita media, vediamo quali sono i migliori, se mi stanno, se effettivamente è così, perché effettivamente ogni volta che mi metto i pantaloni del mio ragazzo, che sono sempre a vita media, insomma, i pantaloni da uomo, almeno quelli che ha lui, mi piace molto come mi stanno, solo che poi mi stanno lunghi oppure mi stanno larghi. Non sono proprio perfetti, insomma, come taglia. Vediamo se mi stanno, ma ve lo dico, questo potrebbe essere il primo fail dell'haul. Allora, i pantaloni neri sono il contrario di quello che pensavo sarebbero stati, perché calcolate che il mio ombelico è qui. Per me questi sono vita alta, non sono assolutamente mid-rise. Ok che sono bassa, però comunque la vita teoricamente ha ben poco a che fare con l'altezza. Anche questi dietro non sono particolarmente flattering perché sono skinny. Questo peluche non vuole. Allora, mi piace il modello che si allarga sotto, ok, però sono skinny, cioè sono dei pantaloni skinny, quindi
non sono quello che cercavo. Non so come mi siano entrati, perché vi giuro sembravano minuscoli, invece no. Ora che abbiamo fatto Zara, non è ancora arrivato il momento della Prada. Ve la faccio vedere proprio all'ultimo, ve la faccio sudare un pochettino questa questo acquisto pazzo che ho fatto. Vi faccio vedere un paio di scarpe che ho preso. Dovrei averne prese 4 paia. Sì, ben 4 paia di scarpe, tutte da Jules Easy Shoes, che è una pagina Instagram che ho trovato, raga, totalmente a caso. Non mi hanno inviato loro le scarpe, le ho sempre acquistate io. Però è una pagina su Instagram che vende scarpe a buon prezzo, mi piacciono sempre. Ho preso delle scarpine rosa. Vi farò vedere anche le scarpe indossate. Praticamente, adesso gli togliamo la carta, se non vedete niente. Sono dei mocassini rosa. Quanta roba rosa! Con questo dettaglio gioiello argento sul davanti. Mi piacciono tantissimo. Sono, secondo me, per quell'occasione il mio gatto. Non ci si può mettere le scarpe da ginnastica, ma non si vuole avere lo sbatti del tacco. Veramente, veramente bellissime, non vedo l'ora di provarle. Ma poi la punta di rosa è bellissima con questo dettaglio sbrilluccicoso, adoro. Allora, qui avete anche un sedere di gatto compreso nella visione piedini. Allora, ovviamente io mi guardo con queste scarpe così e dico, oh mio Dio, che cosa ho fatto. Però sono bellissime, cioè semplicemente avendo zero tacco, ma non essendo scarpe da ginnastica, dato che non metto delle ballerine al 1802, mi fa un po' strano, però secondo me sono carine, dai. Altra scatola di scarpe. Tra l'altro sono stati carinissimi quelli del sito, perché avevo messo per sbaglio nel carrello una taglia 36, avevo fatto l'ordine con 36 o 39 di piede e mi hanno chiamata per chiedermi conferma di questa cosa, tipo, mi confermi che hai ordinato 4 paia di scarpe tutte 39 e una 36? Io gli ho detto, oddio no, assolutamente no, mi sono sbagliata, e loro mi hanno fatto il cambio taglia direttamente. Sono stati carinissimi, perché un'altra persona poteva dire, beh, ah, ma te sei sbagliata, oh, te tieni. Invece no, sono stati veramente veramente super carini. Secondo paio di scarpe, queste in una scatola nera. Che queste sapete che quest'estate mi sono rotta il piede sinistro e non posso praticamente, no, già prima non riuscivo a indossare i tacchi, adesso meno che mai. Però un paio di settimane fa sono andata a pranzo fuori e ho indossato un paio di stivaletti con il tacco largo e sono stata comodissima, quindi ho pensato di prendere un paio di scarpe con il tacco largo, sempre abbastanza basse, che potrebbero star carine con diversi outfit e che dovrebbero teoricamente non farmi troppo male al piede. Questo modello è un po' tipo Mary Jane, credo si chiami, ho già un paio rosa però basse, e mi piacciono veramente veramente tantissimo. Belle, mi piacciono tantissimo, belle belle, sono comodissime, cioè mi sembra quasi di avere le baffole addosso, non sto scherzando. Non so se mi danno un po' vibes di suora col tacco, in questo colore nero così, però sono molto carine. Me gustan! Che dite? Io aspetto i vostri commenti per sapere che cosa ne pensate. Ah! Sto scaricando! Passiamo a Zalando, da cui ho fatto un ordine bello pesante. Dovrebbero essere tutti i pantaloni tranne questa, che è una magliettina di... che brand è? Monki? Ho visto questa maglietta, ce l'ha anche Bershka, non sicura, non identica ma simile. Mi è piaciuta perché ha tipo, è tutta monocolore di questo viola, che non so se è caldo o freddo, non so se va bene con la mia palette che è Winter Bright, però comunque a prescindere dall'armocromia mi piaceva e l'ho presa. Ed ha un cuoricino proprio sopra il seno, quindi fa vedere un po' di pelle, ma non troppo. Secondo me è carina anche per girare contenuti, perché è proprio ad altezza video YouTube, video Instagram, barra TikTok, quindi ci dovrebbe stare. E mi piaceva veramente troppo il colore. Non è crop, non è lunghissima, è proprio la lunghezza perfetta. Questa, ragazzi, è la mia vita, i miei sogni, i miei desideri, il mio tutto. Cioè, se potessi sposarmi con una maglietta, mi sposerei con questa maglietta qui. Preparatevi perché ve la vedrete indossare sempre. Se non avessi il seno così grande, una taglia in meno sarebbe stata perfetta, perché qui mi sciacqua un pochino, però come vedete, invece davanti calzata alla perfezione, adoro tantissimo, perché come vedete, cioè, nonostante questo scollo, che non è nemmeno piccolissimo, sia sul seno non è per niente troppo, si può mettere in qualsiasi occasione questa magliettina. Sarò la ragazza dalla maglietta a cuori. Mi piace, mamma, la maglietta? Prima
uno di molti pantaloni. Forse c'è anche un'altra roba che non è un pantalone. Questo sicuramente è un pantalone di Bershka. È wide leg. Ah, questo è l'unico che dovrebbe essere un po' a vita alta, ma non eccessivamente. L'ho preso perché è un pantalone elegante nero e ne avevo bisogno, onestamente. Niente di entusiasmante, saranno sicuramente più interessanti indossati. Cioè io volevo, raga, ho ordinato 300 pantaloni, ce ne fosse uno che è mid. Cioè, così dovrebbe essere per essere mid. Forse li odio. Non mi piacciono. Dietro, che te lo dico a fa. Ma soprattutto mi stanno... Cioè, non è che sono male. Ora mi vado a vedere allo specchio. Comunque, sono lunghissimi. Sembrano una tuta, ma non sono una tuta. Non lo so, che dite? Comunque, è iconico. I miei gatti che dormono. E vedete solo uno qua, mentre io provo i vestiti, proprio unbothered. Hanno già capito la situazione, nonostante siano qui con noi solo da 2 mesi e mezzo. Vabbè, comunque. Allora, sono tornata dallo specchio. E dallo specchio mi piacciono. Quindi vuol dire che devo rivedere tutto quello che ho indossato allo specchio. Perché sono... Cioè, boh, non lo so se è come ho posizionato la macchinetta o semplicemente perché mi mancano 5 gradi a occhio, quindi non vedo bene da qua a voi. Ma non sono male, eh. Satin, sempre di Bershka. Non so perché a questo punto non ho fatto un ordine da Bershka, dato che è tutto Bershka. Sì, questo, ok, me lo ricordo assolutamente. È un vestito camicia. Che nervoso che quando faccio vedere le cose nere diventa tutto flashato. Simil seta, assolutamente non seta. Cortissimo. Che volevo mettere tipo con una cinta in vita e le calze. E le scarpe nere di prima col tacchetto. No bijou. E quello che c'è in questa busta. Poi vedrete, secondo me ci sta troppo bene. Comunque, bellissima. Ah, c'è pure il suo laccio. Allora, questo è il vestitino messo così, tipo un po' di camicia. Sembra una camicia da notte. O tipo una camicia rubata al fidanzato. L'avrei voluto un po' più oversize. È un pochino troppo aderente per la fantasia che volevo. E soprattutto è corto, raga. Super, super short. Cioè, vedete, calcolate che il mio sedere finisce qua. Quindi non ci si piega con questo vestitino a me. Però, nonostante tutto, è carino. Probabilmente l'avrei comprato in un altro colore. C'era anche fucsia, se non sbaglio. Fucsia mi sarebbe piaciuto di più. L'ho preso nero perché ho pensato che così nero avrei potuto metterlo per tutti i giorni e non solo tipo per uscire la sera. Tu che ne pensi, Mini? Altro pantalone nero! Che fantasia, amica! Ma non è un pantalone! Ma dove stanno tutti questi pantaloni che ho ordinato? Alla fine non sono così tanti, dai! È una felpa nera! E voi mi direte, sempre di Bershka, perché felpe nere? Perché a me... Io sono piena di felpe... Ma hanno tutte qualche stampa o qualche disegno, quindi quando ho bisogno di mettere una roba semplice sopra perché voglio mettere, che ne so, magari una gonna particolare come questa che vi ho fatto vedere prima di Zara, non ce l'ho mai. E ho detto, sì, ho proprio bisogno di una felpa. Non mi piace, già. Oh, allora, ho preso una L di questa felpa. Doveva essere un po' oversize, però mi sembra veramente troppo larga. Cioè, se la macchinetta non la smette di farmi effetto flash in faccia, la butto di sotto. Comunque mi sembra veramente un po' larghina e soprattutto mi sembra... Ma forse no. Quanto pensavo di essere lunga io? Ok, boh, mi sarebbe piaciuta un po' più lunga e un po' meno larga. Vabbè. La qualità... Non si vede niente perché è nero, comunque. Ho perso tipo tutti i fili già sulla felpa. Però io vorrei capire che problemi mentali agli occhi ho, che in realtà li so anche benissimo, perché sta felpa è completamente diversa rispetto a quello che pensavo sarebbe stata da prima, cioè da quello che vi ho detto. È lunga, è larga da morire, cioè mi sta enorme, però è proprio il vibe che cercavo. Volevo appunto una roba easy da mettere anche con pantaloni tipo questi. Cioè, guardate che figata, ho trovato di Jaded London, è un brand londinese, ma dai, che mi piace veramente tantissimo perché fa tutta roba particolare. Ma perché sono tutti piccoli? Che figata! Cioè, il cartellino sembra una carta di credito. Adorissimo! Mi sembrano piccoli. Che pizza. Comprare pantaloni online non è proprio la cosa più intelligente che potessi fare. Comunque, sono bellissimi perché hanno proprio la stampa di una nuvola. I pantaloni nuvola hanno detto no. Peccato, they were cute. Erano veramente fighi. Lunghi. Da morì.
E questi, se si fossero chiusi, sarebbero stati anche tipo un po' mid. Forse me li tengo lo stesso, ma sì. Torniamo alle scarpe. Le scarpe non deludono mai. Probabilmente dopo sta fatica riuscirò anche a entrare nei pantaloni. Che belle queste scarpe! Cioè, possono andare bene con tutto, però con quel vestitino simil seta, secondo me, sono una bomba! Cioè, guardate che belle! Ah, queste non so se effettivamente riuscirò già a metterle. Magari in piccole dosi per andare al ristorante senza doverci fare grandi passeggiate, robe impegnative, ci possono stare. Sono degli stivaletti fucsia. Non so quanti centimetri potrebbero essere, però sono tipo come il mio indice più unghia, quindi sono abbastanza alti e sono veramente fighi. Questi secondo me non sono comodissimi, eh? Ho questa impressione, però vedremo. Ok, mi piacciono tantissimo, spero vediate, soprattutto spero non sentiate Goku che è proprio dietro di voi. Belle, belle, belle. Non sono comode come immaginavo, non sono nemmeno scomodissime, quindi per me possono andare. Cioè, sono proprio obsessed con queste scarpe. Facciamo fuori anche l'ultimo paio di scarpe. Non mi ricordo quali sono queste. Dovrebbero essere il paio che avevo preso 36 per sbaglio. E dovrebbero essere un mocassino nude. Allora, io vorrei tantissimo i mocassini neri di Prada, però costano un botto, quindi forse no. Non li voglio così, veramente. Mentre avevo bisogno di un paio di mocassini che fossero nude, tipo. Cioè, ho bisogno di scarpe nude, perché l'unico paio di scarpe nude che ho sono le Buffalo. E le Buffalo, comunque, cioè, sono un vibe. Non stanno bene proprio su tutto quanto. Avevo bisogno di qualcosa che stesse bene anche qui con le robe un po' più elegantine. E quindi ho deciso di optare queste. Sono fatti con il tacchetto e sono aperti dietro. Vedete, questi secondo me sono comodissimi, dai. Ci stanno un sacco anche con il mio cappotto nude preso da Bershka, che credo di avervi fatto vedere in qualche video haul dell'anno scorso. Belle, molto carine. Allora, queste forse sono un po' troppo good girl per i miei gusti. A parte il fatto che ovviamente il nude così non è proprio uno dei colori che mi sta meglio in assoluto. Queste sono scarpe che tipo mi servivano. Sono quelle che mi piacciono di meno tra tutte quante, ma lo sapevo già. Cioè, se avessi preso in un altro colore mi sarebbero piaciute tantissimo, perché il modello è stracomodo. Io, lo sapete, non riesco proprio a mettere. Cioè, a parte la questione del piede, anche prima non è che mettevo grandi tacchi. Cioè, ormai sono anni che non li indosso più perché mi sono troppo scomodi. Però dai, no, sono carine. Cioè, niente di entusiasmante, però non sono male. Cioè, sono carine. Secondo me queste sotto un jeans, sotto un jeans con un maglioncino nude. Bershka, allora, in questa busta manca una cosa che ho preso da Bershka, che è un maglioncino rosa. Oltre a quello avevo preso questa gonnellina, c'era solo in XL, l'ho presa lo stesso ma mi va larga. Se la metto a vita abbastanza bassa ci sta più o meno, però la volevo troppo perché volevo abbinarla per il mio viaggio a questo blazer molto 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 carino, che è identico, come potete vedere. Un blazer marrone, un po' tipo da nonno, però abbinato alla gonnellina che è cortissima, una mini mini gonna, ci sta molto bene. Questo l'ho provato, vi posso lasciare anche già la foto qua di come indossato proprio insieme al maglioncino. Mi è piaciuto tantissimo come fit e l'ho preso. Allora, come vi dicevo, questa gonna è corta. Molto corta. Mi piace anche con questo maglioncino oversize nero, anche se si perde completamente il dettaglio questo qua argentato. Devo dire che questo potrebbe essere un mio everyday outfit tranquillamente. La giacca ovviamente non la metterei con una roba così larga sotto, la metterei con qualcosa di un pochettino più aderente, perché altrimenti diventa veramente tutto troppo voluminoso e è totalmente tanto baggy che sto pure scomoda tipo per alzare le braccia così. Però è figa, questo l'avevo già provato, quindi lo sapevo già che mi piaceva, se no non me lo compravo. Però ribadisco il fatto che mi piace. Ma adesso siamo arrivati al momento clou, ossia quello di Prada. Vi ho fatto attendere, sì, l'ho fatto. Allora, sono andata alla Rinascente e non dovevo comprare nulla, non ce l'ho fatta. Quando ho visto questa borsa, la volevo già da parecchio, non ce l'ho fatta più. Sì, è una borsa. Volete vedere tutte le mie borse? Secondo me è interessante come video, perché ne ho tantissime, non ho tantissime borse
luxury ne ho tipo 4, però proprio in generale ho un bordello di borse, quindi se siete fan del tema ditemelo, così vi faccio il video, o video lungo così su YouTube oppure su Shorts. Comunque questa qui è la scatola ovviamente, e vi farò vedere proprio con le pinze questa borsa, perché è un gioiello, cioè, e poi perché immaginate quanto possa averla pagata, dato che è di Prada. Tra l'altro, buon proposito del 2022, non ho proprio intenzione di comprare altre borse quest'anno, però se dovessi fare altri acquisti di borse luxury, basta Prada. Cioè, ma ne ho 3 ormai, ho tipo 4 borse di lusso, 3 Prada, quindi ok, basta. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ve l'avevo fatta vedere su Instagram, ma non vi avevo confessato il mio acquisto. Adesso lo faccio. Cioè, allora, ma perché non dovevo prenderla? Datemi una buona ragione. È meravigliosa, è veramente meravigliosa. È la Redition 2000. Questo modello di borsa qui si trova anche senza glitter, e c'è tutto l'anno, insomma, in diversi colori anche sul sito. Questa glitterata qui invece io volevo prenderla nera e argento, ma è sold out ovunque. È sold out ovunque anche la versione rosa, che si vede anche nella prima puntata di Emily in Paris. Sono riuscita a trovare questa bianca, e so che è quella che si rovina più facilmente sicuramente, ma cioè, she's too pretty, dovevo prenderla per forza. Eccola qua, bellissima. Il video try and haul finisce qui. Io spero veramente tantissimo di avervi dato qualche inspo fashion con questo video. Sapete che il mio stile è... Ah, non è lo stile più eccentrico dell'universo, però non mi sento nemmeno di dire che mi vesto in maniera noiosa. Fatemi sapere se avete fatto un po' di shopping con i saldi, com'è il mondo là fuori, io non vedo l'ora di uscire di nuovo. Oggi ho fatto un tampone, incrociate le dita per me, speriamo sia negativo. Ciao! Ciao, 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 ciao.